Allora, tutti ragazzi, benvenuti, sono il vostro Matty Mars. Siamo di nuovo qua con i regali Amazon di Natale e oltre, perché poi ragazzi, ora parliamo di regali natalizi perché è Natale, ma questi regali sono per sempre. Quindi sono meglio di un diamante, a dire la verità, perché sono unici. E quindi pensavo, in realtà ragazzi, a dirvi il vero, che non avrei fatto altri video, perché trovare appunto diamanti o perle come questa è abbastanza raro. Quindi pensavo già di essere arrivato, diciamo, al limite, perché i miei consigli sono talmente, li ritengo talmente preziosi, che vado a cercare solo il meglio per voi. Ma oggi andiamo a cercare un altro regalo da fare a Natale. Bene, qui abbiamo un altro, sempre di giochi da tavola parliamo, perché io ho sempre questa idea di voler riunire la famiglia intorno ad un tavolo come una volta. Siccome internet, televisioni, il radiofono, il cinematografo sono tutti strumenti della nuova generazione che, come dire, lascia sempre più distante la famiglia, perché ognuno prende la sua strada. Quindi il gioco da tavolo è l'unico elemento che riunisce tutta la famiglia, e io questo voglio. Quindi oggi vi presenterò un altro gioco da tavola che si chiama Chi l'ha fatta. Allora, anche questo è un gioco molto molto simpatico, vedete che abbiamo una specie di omone che sembra fuori del vapore, non credo sia vapore acqueo, dalle di dietro. E vedete che c'è anche una piattaforma, quindi attenti ai rumori molesti, questo è anche un gioco pericoloso, infatti è 5+, ragazzi, perché non è comprensibile da tutti, bisogna avere una certa maturità, e attenti ai rumori pericolosi. Quindi, chi l'ha fatta? Questa è la grande domanda che si porrà chiunque giocherà a questo immenso gioco da tavola. Abbiamo scontato 34,90€, costerebbe questo meraviglioso gioco, 34,90€, e già 34,90€ comprerebbe chiunque, ma è scontato a 16,85€, quindi risparmiate ben 8,05€, 52% di sconto, ragazzi, questo va preso immediatamente. Vediamo che dentro la scatola, perché voi direte cosa compro. Bene, abbiamo praticamente questo nostro personaggio, il famoso è lui, e vedete, sta in posizione prona, pronto per i suoi rumori molesti, e abbiamo questa specie di cerchio circolare dove c'è un percorso che push si comincia, e poi c'è giri intorno e poi finisci. Praticamente abbiamo un cane disegnato, la famiglia, che potrebbe anche partecipare il cane a questo gioco, a quanto pare. Abbiamo ben 4 pulsanti, e abbiamo anche 4 che sembrano nasi per annusare eventuali, perché tra praticamente un rumore molesto finto e uno vero, diciamo, non c'è grande differenza. Quindi questo è anche un gioco per chi ha problemi di meteorismo, può benissimo essere una buona scusa in famiglia per liberarsi per liberarsi finalmente dei suoi più interiori, come dire, emozioni nascoste. Quindi, ricapitolando, abbiamo tutti questi accessori meravigliosi. Allora ragazzi, abbiamo anche la spiegazione rapida, proprio per entrare ancora più nel profondo di questo gioco meraviglioso. Abbiamo Blink 1, Blink, il pulsante di un giocatore si illumina, Home Player Controller Light Up. Quindi abbiamo anche la spiegazione in inglese, che questo gioco è internazionale, benché mondiale. 2. Quel giocatore preme il suo pulsante producendo il suono di una puzzetta, ma deve stare attento a non farsi vedere. To player circle e push the portal e cogine o touch all. Quindi ragazzi,
dovete stare di questo è anche un gioco stealth, non dovete farvi beccare. Poi 3, giocatori puntano il proprio naso verso la persona che pensa di aver fatto la puzzetta, quindi si va un po' a fortuna e forse delle volte anche un po' a naso. Players point your doses, player tit. Quindi ragazzi è facile ma al tempo stesso geniale. E quindi regia, se può mandare la clip, grazie. Sì. Un tranquillo te nel salotto, ma... Chi l'ha fatta? Via il gioco! Ma chi l'ha fatta? Sei stato tu! Continua il gioco e scopri chi l'ha fatta! Ehi, ehi, se sbagli, ho vinto! Chi l'ha fatta da... Grandi giochi! Quindi ragazzi, avete capito? Questo è un gioco perfetto. Ci sono tutte le spiegazioni. C'è il contenuto dello scatolame. Quindi ragazzi, non avete sorprese. Questo è un gioco perfetto, così com'è. Sì, è vero, esiste, l'hanno fatto. E finalmente ragazzi, finalmente, non vedevo l'ora. Mi raccomando, anche voi.